Il marchio Abarth nasce esattamente 70 anni fa dalle mani di un giovane pilota austriaco appassionato di auto, di motori, ma soprattutto che amava sfidarsi continuamente, cosa che ha fatto poi per tutta la vita. E noi abbiamo iniziato il 2019 esattamente come Carlo Abarth avrebbe voluto, quindi con un record e una vittoria. Record nei volumi di vendita, 25.000 unità vendute, record storico per la marca Abarth, ma anche una vittoria, vittoria nel rally con la 124 che porta a casa europeo e mondiale nella categoria RGB. Festeggiamo in famiglia come si fa nei compleanni importanti nelle famiglie italiane, quindi con amici e parenti staremo insieme per brindare e scartare i regali. Per questo siamo qui oggi al Mind di Milano, dove aspettiamo quasi 5.000 tra clienti, fan, appassionati. A tutti che abbiamo riservato un circuito cittadino che abbiamo costruito qui all'interno del Mind. Sono quasi 3 km di curve e chicane davvero intense ed impegnative. Passeremo insieme tutto il weekend, sabato e domenica festeggeremo insieme il nostro compleanno, ovviamente in famiglia. Nei compleanni importanti ovviamente si porta un regalo importante. Noi abbiamo portato la 695 settantesimo anniversario, una vettura bellissima che si caratterizza per lo spoiler posteriore che aumenta il carico aerodinamico della 695 di quasi 50 kg, questo ne migliora la stabilità soprattutto alle alte velocità. Un motore 1.4 turbojet 180 cavalli, scarico record Monza, freni Brembo, sedili Sabelt, bellissimo il nuovo colore che abbiamo chiamato verde Monza 1958, e poi il badge numerato, sono solo 1949 le unità di questa serie speciale che sarà il desiderio dei tanti collezionisti.